Onorevole Rabagnano, il tuo ultimo comizio qui su questa piazza, hai detto ci rivediamo a primavera, quindi anche tu hai dato il buon addio, l'arrivederci, e non so, hai detto parliamo di elezioni anticipate. No, no, io ho detto ci rivediamo a primavera perché voglio provare a costruire a Roseto qualcosa di nuovo fino ad arrivare che non sia sempre io a fare i comizi da solo. Quindi il prossimo comizio ho detto che lo volevo fare insieme ad altre persone con me sul palco, insieme a tanta gente in piazza. Però in questi mesi, in attesa della primavera, che tarderà ad arrivare anche quest'anno, come dice Battiato, lavorerò nei quartieri con un comitato di controllo, faremo delle riunioni, vedremo zona per zona quali sono i problemi, vedremo qual è la gente che si vuole interessare ad amministrare la nostra città, perché pare che qui tutti gli amministratori vecchi sono scappati, ne dobbiamo trovare dei nuovi, perché nessuno pare che si voglia ricandidare. È chiaro quindi che bisogna trovare giovani, gente nuova, che si vuole impegnare per amministrare una città bellissima come Roseto. Mo, a voglia noi che riceviamo la visita di personalità a livello mondiale che si impegnano contro il dolore, contro la sofferenza e con un certo altruismo e contro le malattie, come nel caso che abbiamo avuto la visita a Roseto dal giornalista di Canterbury. Però è chiaro che Roseto ha diritto di risollevarsi da questa situazione. Certo che per me sarà impegnativo, non è che io dico elezioni anticipate, dico che in attesa che il Presidente della Repubblica decida che c'ha 90 giorni di tempo, noi non possiamo stare ad aspettare, il commissario farà quello che può, noi cercheremo di darci da fare per trovare le persone che vogliono dare una mano a Roseto. Vorrei ricordare due cose: tu fai parte di un movimento unitamente a Torone, l'avvocato Mazzitti, venerdì scorso a Teramo c'è stata una riunione interlocutoria fra il PDS, il Partito Repubblicano, credo il Partito Socialista, per trovare una comunione, hanno detto, tra di loro, appunto in prospettiva delle prossime elezioni. Pensi che possa andare avanti un'idea del genere, almeno fatto a livello provinciale, in questa disastrata provincia? Ma non lo so, io penso che i vecchi partiti, che sono anche loro un po' la causa del disastro che subiamo, non sono in grado di rinnovarsi o di dare una speranza agli altri, bisognerebbe ricominciare un po' da capo. E quindi l'Unione Democratica per l'Abruzzo, e quindi sarà anche per le varie realtà locali, è fatta apposta per mettere insieme quelle persone che non sono state compromesse col potere finora e che sono disponibili a ricominciare e a dare un segnale di rinnovamento anche contro questo modo di amministrare che c'è stato in Abruzzo, che ha dato i risultati si può dire sarà questa forse la lista prossima dell'onorevole Rabagnano? Ma io non so cosa intendono fare gli altri miei che hanno firmato l'appello come me. L'Unione Democratica per l'Abruzzo è un movimento abruzzese, di abruzzesi cercando di dare una speranza e anche recuperare la storia e la tradizione della nostra regione in senso politico anche. Però è chiaro, a Roseto ci sarà una lista. Penso che potrà essere il battesimo di questa unione. Certamente se ci sono altri cittadini che vogliono partecipare, pongono il problema di fare per esempio una lista civica Roseto e frazioni, oppure una lista cittadina aperta un po' a tutti coloro che si vogliono impegnare per Roseto, penso che questo movimento sarà disponibile a rinunciare anche al nome per poter fare una cosa nuova. C'è da rinnovare molto, qui abbiamo 30 consiglieri nuovi da portare al comune. Finora pare che tutti sono scappati, però penso che qualcuno riusciranno dietro l'angolo.